Gara che si disputa in uno stadio gremito, c'è veramente grande attesa per questo match. Un abbraccio da Piero Gipardo, agli amici a casa e anche a Daniele Adani che mi assisterà oggi nella telecronaca. Serie A team che si prende la ribalta con questo incontro. Si sfidano Genoa e Juventus. Un saluto a te Pierre e agli amici a casa. Ne ho viste commentate tante di partite, ma ogni volta è come se fosse la prima. Non vedo l'ora di iniziare. Questa è la formazione con cui inizieranno i rossoblù genovani. Juve che manda in campo questa formazione. Scelti fra i pali. Bremer per una maglia in difesa con Danilo. McKennie insieme a Rabiot nel cuore del centrocampo. In attacco gioca Federico Chiesa accanto a Vlahovic. Gatti. Provano ad avanzare. Locatelli! 1-0, trovano il gol subito. Questo è il replay del gol. Palla che si è infilata sotto la traversa, impossibile per il portiere arrivarci. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Aps. Interviene e riconquista il pallone. Dusan Vlahovic. Chiesa. Che chance clamorosa. Conclusione deviata, decisivo questo tocco. Aps. Locatelli. Si inserisce bene e recupera. Suggerimento interessante. La controlla, può andare in porta da lì. E c'è il gol! Gol! Vado a più due. Stiamo rivedendo il gol. Nonostante la marcatura stretta, ha trovato lo stesso lo spazio per concludere a rete. Gran gol, davvero. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Malinowski. Gudmundsson. La gira su Malinowski. Niente da fare, il difensore recupera. Rabiot. McKennie. Bravo il difensore che ferma tutto. Gudmundsson. Malinowski. Entrata decisa. Manuel Locatelli. Prova a guadagnare metri la Juventus. Fatica a rimanere in piedi. Gioco interrotto. Vedremo l'entità dell'infortunio. Direttore di gara, far riprendere il gioco. Facile qui l'intervento del portiere. Badel. Ottima lettura difensiva. Gudmundsson. Gran palla per il compagno. Non è riuscito a inquadrare la porta, fallendo il gol che ti avrebbe in qualche modo rimesso in partita. Un errore che potrebbe penalizzarti anche a livello psicologico questo. Manuel Locatelli. Ha più soluzioni. Kostic. Rimane
Recupero fantastico, sbroglia una situazione difficile. Un minuto di extra time. Porta palla. Cerca il corridoio. Azione che sfuma. C'è il segnale di chiusura che decreta la fine della prima metà di gara. Squadra di nuovo in campo, Juve che conduce con un discreto margine. Prova a metterla dentro. Allontana questo pallone. C'è campo, attenzione, la squadra è sbilanciata in avanti. Risolve problemi. Manuel Locatelli. Pallone che torna in possesso degli avversari. Lascia partire il traversone. E c'è il gol! Di mezzo allo svantaggio grazie a questa rete. Sono ancora in partita. Replay meritato per questo gol. Da sottolineare l'assist del compagno. Una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Federico Gatti. Manuel Locatelli. Possesso per Chiesa. Ottimo il tackle. Kostic. Rabiot. Chiesa. Occhio alla palla gol. Ha cercato la soluzione con l'interno. Non era posizionato bene col corpo e questo gli ha impedito di dare il giro desiderato alla palla. Forze fresche in campo per il Genoa. Badel. Porta palla, vediamo cosa fa. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Rabiot. Manuel Locatelli. Danilo. Il tocco per Kostic. Chiesa. Kostic. Ci sarà la rimessa per la Juve. Optano per il cambio, pronto a bordo campo per entrare. Locatelli. Tiro ribattuto. La sventagliata a cambiare gioco. Sabelli. Viene avanti palla al piede. L'ultimo tocco è il suo, dunque calcio d'angolo. Chance importante dalla bandierina. I tifosi ci credono, aumentano l'intensità della spinta. Sembra quasi che vogliono spingere loro la palla in rete. Buono l'intervento di Alessandro. Attento il portiere che sventa il pericolo. Bremer. Il tocco per Alessandro. Ancora 600 secondi alla fine. Dusan Vlahovic. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Aps. Chiesa. Ancora Alessandro. E c'è il gol e adesso sono a più due.
quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Aps. Contrasto vincente, fa di nuovo suo il pallone. Rabiot. Apre profondo per il compagno. Ha mirato all'angolo, ma ha esagerato. Pallone che è uscito non di molto. C'è il triplice fischio, finisce con una sconfitta per la squadra di casa.